poi il 7 agosto, quando io per andarmene in ferie, mancavano 2 giorni alle mie ferie, quindi ero completamente stremato. Tieni presente che chiudo quei 2 casi di omicidio il 7 mattina, consegno le informative all'autorità giudiziaria, quindi pensavo di essermi praticamente aver fatto il mio dovere per il mese di agosto, quindi aver fatto, guadagnato le mie ferie. Purtroppo mi capita l'ultimo turno del 7 di agosto e alla notte, attorno a mezzanotte, vengo avvisato che c'è un cadavere in via Poma e quindi dopo quasi 3 giorni che non dormivo mi alzai ancora una A volta. proposito di questo caso di Via Poma, in realtà noi dopo tanti anni non è che abbiamo capito granché bene la situazione come sta. Voi che idea ve ne siete fatti? Io un'idea ce l'ho, purtroppo non la posso dire perché coinvolge una persona precisa, che io sono convinto che sia un assassino. Diciamo così, io credo che la polizia abbia imboccato una pista buona. Sono sicuro, e questo lo dico a Tertis Verbis, che Pietrino Anacore sapesse, sa chi è, e secondo me ha partecipato non all'omicidio, ma al depistaggio successivo. Sono sicuro che purtroppo quell'indagine è andata male, ma, e lo dico, come dire, dovrete dirlo Antonio, non lo dico io, perché? Noi tendiamo a giudicare un caso di tanti anni fa come non è che di oggi. Alla prima scemenza, no? Non fu inquinata la scena del delitto. Ma la scena del delitto allora era inquinata di per sé. Noi giornalisti zampettavamo, buttavamoci, ma non perché la polizia, perché non esistevano le prove scientifiche di adesso e quindi nessuno si curava. Io tornavo a casa con questo casco sporco di sangue tante volte, ma non perché il sciacallaggio, perché noi dovevamo stare la scena del crimine, esattamente come poliziotti, funzionava così. Il meravigliarsi che a Via Poma entrò la qualunque, funzionava semplicemente così. I cassonetti, e lo dico prima che lo dica Antonio, furono ispezionati, ma erano stati votati dalla Difesa Urbana poco prima. Una volta che ha funzionato la Difesa Urbana a Roma, non funziona mai, una volta funzionava. E anche se non credo che siano stati buttati nei cassonetti. appunto, a parte, appunto. E poi ci fu un'altra cosa, è l'anno del nuovo codice, è l'anno in cui gli investigatori sono alle prese, è come se tu sei abituato a giocare a tennis con la mano destra e all'improvviso dicono non giochi con la sinistra. Questi, tant'è che ci fu questo provvedimento di fermo a tempo di Pietrino Vanacosta, un mese di carcere, che fu una cosa che non si è mai visto dopo, si è vista solo allora. Cioè, tu se usi il carcere per far pressione, cosa molto discutibile, su una persona che deve parlare, se uno gli dice guarda che fra un mese esci, quello se sta un mese tranquillo così, adesso io non so cosa si doveva fare. Su Via Poma sono state scritte un cumulo di scemenze. La verità è che oggi molte persone, scusate, lasciatelo dire, faccio sto sfogo, approfitto del microfono e del silenzio di Antonio, ma fatemelo dire. Gli investigatori lavorano per i media molto spesso, lavorano per andare sui giornali, per andare sotto i riflettori, i magistrati, è uno schifo, io non ci sto, l'ho visto succedere mille volte, è più facile asserire che non riesci a risolvere un delitto perché dietro c'è l'ombra onnipotente delle barbe finte, piuttosto che dire che non sei stato capace di trovare, come spesso, il colpevole che era lì. A Via Poma il colpevole era lì. Sono sicuro che la polizia ci ha messo le mani. Sono sicuro che purtroppo per una serie di vicende, si è ingarbugliata, non abbiamo un colpevole, ma di sicuro non ci sono altri scenari. E hanno processato Roberto Busco. Hanno processato un innocente che era stato interrogato da lui. Allora, un funzionario di polizia di questa statura interroga uno, dice, come dire, sospettato di un delitto all'arma bianca e non controlla se non ha ferite sulle mani, e tutti in genere si tagliano durante un omicidio perché c'è overkilling, quindi in genere la lama scappa. È la prima cosa, è chiaro che lui l'ha fatto, no? L'ha controllato, l'ha spogliato nudo questo personaggio. No, soprattutto perché poi il personaggio estremamente estremamente sospettabile, perché nel momento in cui viene preso e portato in ufficio, gli viene chiesto se sapeva dove lavorasse Simonetta Cesaro. E lui ci dice no, io non so dove lavoro, non so neanche dove sta, non aveva il numero telefonico, cioè non aveva assolutamente nulla di lei. Per cui un fidanzato dove noi
troviamo nei diari di Simonetta, scritte d'amore, cuori, innamorata persa di questo ragazzo, dico, com'è possibile che il mio fidanzato non conosca neanche l'indirizzo dove questa ragazza va a lavorare? È vero che lei lavorava in un altro sito e soltanto occasionalmente restava un paio di giorni a settimana presso gli alberghi della gioventù per fare la contabilità, però è anche vero, insomma, se è fidanzato è fidanzato, insomma, deve saperlo. E in effetti a casa, se avessimo trovato un solo indizio riconducibile all'indirizzo di Simonetta, un foglio di carta, un numero telefonico, una via, uno scritto, qualche cosa che riguardasse lei, lui sarebbe stato sicuramente arrestato nella flagranza. Quindi per noi è il sospettato numero uno Raniero Busco. Quindi viene interrogato in tutti i modi, viene controllato, viene spogliato nudo per vedere se avesse delle ferite indosso, viene fatto tutto il possibile, viene verbalizzato, vengono controllati i suoi alibi nel momento in cui rilascia le dichiarazioni, mentre lui sta parlando, cioè c'è la pattuglia che all'aeroporto di Fiumicino che va a trovare i suoi compagni di lavoro, i suoi colleghi di lavoro, per sentire se è vero che lui ha lavorato da quell'ora a quell'ora. Quindi non ci risultava nulla e né potevamo fare nulla di più su di lui. Salvo poi trovarci a distanza di 25 anni da quel fatto che una indagine condotta in maniera secondo me molto approssimativa aveva stabilito che forse l'impronta dentale di Raniero Busco poteva corrispondere ad una piccola ferita, un piccolo ematoma che lei aveva all'altezza del seno. E la cosa ci sorprese perché effettivamente non c'è mai venuto in mente di poter ricondurre una cosa del genere ad un tizio, anche perché non avevamo neanche la strumentazione elettronica per poterlo fare. Io mi ricordo perché chiamato a testimoniare 25 anni dopo davanti al PM, una giovane PM che mi chiede ma scusi, lei ha fatto gli accertamenti sul telefono, lei ha visto le ultime telefonate fatte dal telefono fisso? Dico, forse lei non si rende conto che eravamo nel 1990, è vero che è un'epoca assai prossima, però è medioevo per quanto riguarda la tecnologia, non si riusciva perché le centrali telefoniche erano meccaniche, non erano elettroniche, quindi il numero telefonico fisso non dava l'ultima chiamata, quindi non avevamo questa possibilità. Quindi lo stesso PM che aveva fatto un'indagine tecnologica così importante, così forte, così determinata ad accusare Raniero Busco, non sapeva che nel 1990 non c'erano quel tipo di centrali che ci consentissero di poter individuare quel telefono.